sulle scene questo musical intitolato Berlusconi. Ce ne parla il Guardian. Intitolato Berlusconi è pubblicizzato come una storia quasi vera, perché quella vera era troppo, quindi hanno normalizzato un po'. Ed è prodotto da Francesca Muti, meglio conosciuta per il suo successo con Fleabag di Phoebe Waller-Bridge. Ah, chi ha visto Fleabag quindi sa che è una grande serie. È una cosa seria. Vado avanti. Questa è la parte migliore, guarda. Berlusconi, basato su un'idea originale, mo' idea originale di Alan Ayling. Cioè, che Berlusconi sia un'idea originale. C'ha un'idea Alan, capito? C'ha un'idea lui. E il pubblico ascolterà brani musicali tra cui For Italy, Bunga Bunga, Thank Goodness for Silvio, deve essere tipo meno male che Silvio c'era, una cosa del genere, e My Weekend with Vladimir. Cioè, hai capito il musical? La quantità di CIA che ti sei perso, Angelini, che stava lì. Se la fregano gli inglesi. Veramente, a volte. Non senti la voglia di una rivincita, di dire la tua? Certo. Certo. Anche con l'aiuto del coro. Ecco, sì. Si è fatto fa pure la copertina. Sì. Prego! Preferisce la destra e se gli chiedi una foto ti fa le corna sulla testa e tocca il culo alla Merkel, dice che Obama è abbronzato. Meno male che Silvio c'è, ultimo, meno male che Silvio c'è. Roberto Angelini, la propaganda orchestra in questo Rocky Horror Silvio Show. Bene, abbiamo fatto pure questo.